कृष्ण चैतन्यप्रभ Preghiera di supplica ai piedi di loto di Sri Caitanya Maprabhu. Mio caro Signore, Sri Goranga Maprabhu, ti prego, si misericordioso con me, perché chi altri può essere più misericordioso in questo mondo materiale? Tu sei disceso per aiutare tutte le anime cadute e condizionate e ti assicuro che non troverai un'anima più caduta e condizionata di me. Mio caro Signore Nitiananda Prabhu, tu che sei sempre immerso nella felicità del puro amore per Dio, ti prego, posi il tuo sguardo misericordioso su di me, poiché io sono il più infelice. O caro marito di Sittakurani, Albeta Gosai, sii misericordioso con me, poiché grazie alla tua misericordia io potrò tenere i piedi di lotto di Sicetania e di Srinitiananda. Miei cari Svarupa da Modara, Sanatana Goswami, Rupa Gosvami, Ragunata Das Goswami, Gopala Batta Goswami, Ragunata Batta Goswami, Egiba Goswami, Lokanata Prabhu. Siate tutti misericordiosi con me. Si misericordioso con me, si Srivas acaria Prabhu. Questo Narottama prega per avere costantemente l'associazione di श्रीरमचन्द्रकविराज ॐमज्ञानतिमिरन्दस्याज्ञरञ्जनाशलकया चक्षुरुन्मीलितं ज्ञा तस्मै श्रीगुरवे नमः गौरवे गुराचन्द्राय रदिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमो महाबादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य क्रिष्ना चैतन्या नम्नि गोरद्विषे नमः ये कृष्णा करुण सिन्धु दीनबान्धुजगत्पते गोपेशा गोपीककान्तारदकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकञ्चनगोरङ्गी राधे वृन्दवनेश्वरी वृषभानुसुतेदेवी प्रणमामि परिप्रिये भजामि रदामरविन्दानित्रं स्मरामि रदां मधुराजमि तस्यां वदामि रदां करुणाभरद्रं ततो ममान्यस्ति गतिर्ना कपि ओ राधे राधे मां हरिप्रिये पाय मां श्रीकृष्णा पियरी राक्ष मां वरशे स्वारि मां ॐ नमो भगवते वासुदेवया ॐ नमो भगवते वासुदेवया ॐ नमो भगवते वासुदेवया जय जायसि चैतन्यजाय नित्यनन्द जयद्वैतचन्द्र जयघोरभक्तवृन्द जय जय जयसि चैतन्यजाय नित्यनन्द जयद्वैतचन्द्र जयघोरभक्तवृन्द जय जय श्री चैतन्य चैतन्यजया नित्यनन्द जयद्वैतचन्द्र जयघोरभक्तवृन्द जयघोरा va a Krishna, benvenute, benvenuti allo studio della Sri Chaitanya Charitamrita, Madhyalila, Lila, capitolo ottavo discorsi tra Sri Chaitanya e Ramanandarai. Quindi, sebbene nessuno dei due potesse tollerare la separazione dall'altro, Ramanandarai offrì i suoi omaggi a Siceitanya e partì. Prabhu, iai sei biksa kahila, dui janara utcantaya ma Prabhu arrivò quindi alla casa del Bramana che lo aveva invitato per il pranzo. Arrivata la sera di quel giorno, Ramanandarai al Signore erano di nuovo ansiosi di incontrarsi. Snana a cena vasia e milila asia. Dopo aver terminato il, bagno, il suo bagno serale, Sri Chaitanya si sedette e attese l'arrivo di Ramanandarai. Allora Ramanandarai, accompagnato da un servitore, venne a incontrarlo. Eh, prima si erano incontrati e quando Ramananda Rai si era recato al fiume con un seguito di mille persone, ma adesso nell'intimità e con solo un servitore Ramananda Rai va a incontrarlo. È eh, un incontro intimo, non ci saranno più molti occhi puntati su di loro e quindi potranno entrare in un'intimità più profonda. Spiegazione di Sila Prabhupada Un Vaishnava che si presume sia avanzato nella comprensione spirituale, che sia un capofamiglia o un sanyasi, dovrebbe fare il bagno almeno tre volte al giorno, mattina, mezzogiorno e sera. Quando si è impegnato a servire le divinità, i principi del Padma Purana devono, dovrebbero essere seguiti in modo particolare. E si dovrebbero fare bagni regolari. Dopo il bagno, si deve decorare il corpo con il tilak. Ramananda Rai si avvicinò al Signore e gli offrì i suoi rispettosi omaggi. E il Signore lo abbracciò. Poi entrambi cominciarono a parlare di Krishna in un luogo appartato. Spiegazione la parola Rahastane in un luogo appartato è molto significativa. I discorsi che riguardano Krishna e i suoi divertimenti, soprattutto i suoi divertimenti a Vrindavana e le sue relazioni con le Gopi, sono tutti molto confidenziali. Non sono argomenti di pubblica discussione. Infatti, coloro che non capiscono la natura dei divertimenti trascendentali commettono questo errore pensando che Krishna sia un essere umano comuno, comune le, e le gopi ragazzi comuni. Seguendo il principio di Sishetanya Mahaprabhu, che non parlò mai pubblicamente delle relazioni di Krishna con le gopi, anche i devoti del Movimento per la coscienza di Krishna non devono mai discutere i divertimenti di Sri Krishna brindavano in pubblico. Per la gente in generale il metodo più efficace per risvegliare la coscienza di Krishna è il Sankirtan e se è possibile si dovrebbe discutere i principi enunciati nella Bhagavad Gita. Svetanya Mahaprabhu seguì molto rigidamente questi principi e discusse la filosofia della Bhagavad Gita con studiosi esperti come Sarvabhoma Bhattacharya e Prakasananda Sarasvati. Tuttavia, tuttavia, egli insegnò i principi del culto della Bhakti a studenti come Sanatan Goswami e Rupa Goswami, e discusse le più alte relazioni devozionali tra Krishna e le Gopi con Sri Ramanandarai. Per la gente comune egli compì il Sankirtan con grande energia. Anche noi dobbiamo seguire questi principi nel predicare la coscienza di Krishna in tutto il mondo. Allora, la prima cosa è acquisire eh, questa, queste realizzazioni, ma non devono essere eh, pubblicamente discusse eh, così solo per creare un'attrazione, eh, perché la maggioranza delle persone, e possiamo mettere anche noi, non, non, non siamo così adeguati, adeguatamente preparati, e anche il sentimento. Eh? Si può confondere la, la realtà dall'illusione. No? E per questo c'è bisogno di purificare il cuore. E la via migliore per purificare il nostro cuore è il Sankirtan, eh? il canto dei santo nomi in congregazione con altri devoti. Il canto del Santo Nome, come dice in un altro commento Silla Prabhupada, non è solo la pronuncia di Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, ma è tutto è Krishna, Krishna Kata. No? Quindi anche lo studio della Bhagavad Gita e dello Srimad Bhagavatam, perché ci fanno comprendere come cantare in modo adeguato il, il Santo Nome del Signore. Questo è il gioiello per quest'era. Chiaramente ci sono dei devoti che eh, possiamo dire come quei devoti che vediamo in questi divertimenti che incontrano il Signore. Mica tutto il mondo incontra il Signore. Cosa significa? Che se noi ascoltiamo questo viene descritto anche nel, nel Bhakti Rasamrita Sindhu, che anche se uno non porta a compimento in una vita la, la, il suo percorso, rinasce in situazioni favorevoli. Queste sono le situazioni favorevoli. Quindi, anche oggi, c'è chi ha la fortuna di avere l'associazione con, con devoti molto elevati, molto evoluti, e di raccogliere questo messaggio di coltivarlo nel proprio cuore. Allora in un'assemblea di, di devoti tali si possono discutere, si possono leggere, raccontare attività di, di, del Signore anche a Brindavana, ma questo deve essere fatto in modo molto puro e non in un'assemblea eh, di dove sono presenti persone comuni? Perché non potrebbero capire, fraintenderebbero e quindi li, li porterebbe a commettere offese. Prabhu kahe Lokas, sadhira nirnaya rahakahe sva dharma charane vishnu bhaktihaya. Vediamo quali, qual è il. il, il, il. Quali saranno le discussioni, i discorsi fra Cicetania e Ramanandaray? Cicetania Mahaprabhu chiese a Ramanandaray di recitare un verso che si riferisse allo scopo supremo della vita traendolo dalle scritture rivelate. Non dal, dalla propria speculazione, ma dalle scritture rivelate. Ramananda Rai rispose che, se si compiono i doveri prescritti secondo la propria posizione sociale, l'originale coscienza di Krishna si risveglierà in noi. Allo allora lui parte proprio dal dalla base: no? i doveri prescritti, lo Svadharma, ognuno dei doveri prescritti. Perché nasciamo con particolari eh, in condizioni, con particolare personalità, capacità. Questi doveri prescritti a che cosa ci portano? No? È l'inizio. È l'inizio. Bisogna focalizzare il punto anche della persona. Eh? Più volte vi ho detto che anche se non si vedono, e non hanno nessuna utilità dopo, ma le fondamenta di una casa sono fondamentali, non verranno mai più utilizzate, non sono di utilità immediata. Le fondamenta, chi le vede più, sono sottoterra, ma se la casa non è costruita su fondamenta solide, presto crollerà, anche se è bellissima e contiene i mobili e le soppellette le più preziose, ma crollerà. Spiegazione. A questo proposito, Sir Ramanujacharya affermò nel ve, eh, Vedarta Samagra, scusate, Vedarta Samgraha, che il servizio devozionale è per natura molto caro all'essere vivente, infatti esso è lo scopo dell'esistenza. Il servizio devozionale è suprema coscienza, ossia coscienza di Krishna, e porta con sé il distacco dall'attività materiale. La pratica spirituale non ha bisogno di, di lottare per liberarsi dalle attività nefaste. Negative. Perché? Perché se sei impegnato in attività devozionali, se sei sempre eh, quindi pensa sempre a me e non dimenticarmi mai, se sei sempre impegnato in attività devozionali, non hai bisogno di combattere quelle negative perché non le compi più. Ma deve essere per sempre tornando all'uomo comune, cioè alle persone che incominciano e noi ci dobbiamo mettere in questa, in questa parte, c'è bisogno di conoscere quali sono le cose che danno piacere al Signore e quelle che no. Cioè più è completa questa conoscenza e più sarà il risultato dell'avvicinamento a Krishna. E così all'inizio uno deve sapere cosa è buono e cosa è cattivo. Eh? Ci sono principalmente quattro, quattro ingiunzioni da seguire, tutte le conosciamo. Vengono definiti i principi della libertà. Libertà da cosa? Dalla reazione che ti obbligherebbe, anche contro la tua volontà, a compiere attività negative, per quello che ti liberano. No? Quindi, nella posizione trascendentale, l'essere vivente può perfettamente riconoscere la superiorità del servizio offerto al Signore Supremo. I, de I devoti raggiungono il Signore Supremo soltanto col servizio devozionale, non le altre attività, come vi ho detto, cioè combattere il male, è già, è già ottenuto compiendo il servizio devozionale, che non è solo il bene, ma il bene supremo. Eh? Non è solo fare del bene. Arjuna vorrebbe fare soltanto il bene, ma Krishna lo, invece lo guida verso il servizio di devozione. E come spiega Rupa Goswami, il servizio di devozione è rifiutare tutto ciò che non è eh, favorevole al, al, all'offrire allo, all soddisfazione al Signore. Anukulena Krishna Anushilana In un modo continuo, senza interruzioni, un flusso continuo di, di attività, di relazione che soddisfa il Signore. Questo è Bhakti-ruttama. Col compimento del Bhakti-yoga ci si può elevare al livello del puro servizio devozionale. Un grande santo, il padre di Sila Vyasadeva, Parasarmani, ha rilevato che il servizio devozionale offerto al Signore può essere risvegliato nella società umana con l'adempimento dei doveri. Relativi al Varnasrama, Dio la Persona Suprema, istituì il Varnasrama per dare agli uomini la possibilità di tornare a Dio nella nostra dimora originale. Dio la Persona Suprema, Sri Krishna, che è conosciuta nella Bhagavad Gita come Purusottama, la più grande tra tutte le personalità, discesa in persona e dichiarò che l'istituzione del Varnasrama era stata fondata da lui. Proprio per questo. E la, sono le fondamenta. Eh? Tutto ciò che noi facciamo deve, deve avere una base solida. Non è che, non so, ci impegniamo, per esempio, a, 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 ad acquistare una casa o un'automobile, senza avere le risorse necessarie. Cioè, prima devi preparare, prima fai le fondamenta e poi su queste fondamenta erigi il palazzo, la casa. Uno potrebbe dire, ma le fondamenta non vengono più utilizzate, nessuno le vede, che utilità hanno? Usiamo questi soldi per costruire un edificio più bello, ma questo edificio, anche se più bello, Apparentemente crollerà, capite? Allora, qui cosa sta, cosa sta dicendo? Che la bellezza deve poggiare sulla solide, sulle solide fondamenta della purezza, altrimenti non regge. Varnasrama Āaravatà Purusena Parapuman Vishnu Aradhyate Panta Nanya Tattosa Karanam. Dio, la Persona Suprema Sri Vishnu, è adorato con la corretta esecuzione dei doveri prescritti nel sistema del Varna e degli Asrama. Non c'è altra via per soddisfare Dio, la Persona Suprema. Ci si deve situare nelle istituzioni dei quattro Varna e dei quattro Asrama. Spiegazione. Questa è una citazione tratta dal Vishnu Purana e affermato da Silabhakti Vinod Thakur nel suo Amrita Pravabhasya. Il significato è che per poter realizzare la perfezione della vita basta soddisfare Dio la persona suprema, ciò è confermato anche nello Srimad Bhagavatam. Atapumbir bi jasreshta var nasrama vi bhagasa zvanushti tassiadar O migliore tra i nati due volte è stato concluso che la più alta perfezione che si può raggiungere col compimento dei propri doveri prescritti, dharma, secondo le divisioni sociali e gli ordini spirituali, è quello che consiste nel aritoshanam, soddisfare Dio la persona suprema. Quindi ogni uomo dovrebbe compiere il dovere relativo alle sue occupazioni alla luce di questa particolare tendenza. Non fine a se stesso, non per guadagnarsi qualcosa, ma per soddisfare Ari Toshanam, per soddisfare Ari Krishna. Quella è la. Allora Ramanandara incomincia a tessere, a, a tessere il eh, eh, piano piano. Per arrivare poi alla conclusione, Cicetania lo porterà alla conclusione più alta, perché non si fermerà di chiedere, sì, ma cosa c'è di meglio? Cosa... Puoi andare avanti? Puoi dirmi di più? No? Queste sono le fondamenta. Eh? Vi prego di, 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 di riflettere attentamente su questo punto. La parte più importante di una costruzione che non si vedrà più, che non viene utilizzata, ma è la stabilità sulla quale questa costruzione... Allora lo scopo è l'edificio, ma questo edificio deve poggiare su basi solide. Allora il varnasrama è una base, ma lo scopo è aritoshanam, la soddisfazione di Dio la persona suprema. Quando queste attività non mirano solo a far bene una cosa, a un interesse, ma mirano alla sua soddisfazione, questo noi ce lo dovremmo chiedere costantemente. Ciò che sto facendo adesso sta soddisfacendo Krishna? Allora questo ci libera, cioè ci eleva, ci avvicina alla relazione, all'abbraccio d'amore di Dio. Se non è, non è impregnato di questo sentimento, è statico o si può addirittura allontanare. Questa è definita la coscienza di Krishna, cioè essere coscienti di ciò che ci avvicina all'amato. Prabhu kahe eko baya age kaha ara. Ra, raya kahe Krishne karmarpana sarva sadhyasara. Il Signore rispose, ma, ma ciò cioè è ancora esterno, esponimi altri metodi. Ramananandarai rispose, l'offerta dei risultati delle proprie attività a Krishna è l'essenza di tutte le perfezioni. Allora lo svadarme, il dovere prescritto, ci porta a dei risultati. No? Se uno, per esempio, impara a suonare, può dopo eh, suonare uno strumento e dare gioia al suo cuore, a se stesso e anche ad altri. No? Quindi, ottenuto questo risultato, qui dice... Offriamo questi risultati a Krishna. Capite? Allora, prima la base è quella di scoprire dove io posso fare bene. Ma dopo, questo secondo passo è offrire tutto questo a Krishna. Non per il mio ego, ma per Krishna. È già un livello molto elevato. Ma sentiamo cosa dice e qui. Beh, questo secondo verso stabilisce questo punto. Questo verso l'abbiamo citato varie volte in questi giorni che dice, O figlio di Conti, qualcosa tu faccia, qualco, qualunque cosa tu mangia, qualunque cosa tu offri in sacrificio o di in carità, Così come tutte le austerità che pratichi, offrile tutte a me. Allora, prima individui qual è il tuo svadarma, il dovere prescritto, e poi lo, applicando questo, eh? uno potrebbe farlo solo per se stesso, o per la famiglia, o per... dice, mentre fai questo, offrilo a me, eh? Quindi impegnati a scoprire qual è la tua natura, ma non solo, quando poi l'applicherai, offrilo a me, è già un livello elevato, ma vediamo che Sicetania, il, il, nella spiegazione il Signore ha affermato che in, in queste tadicali il Varna Sramadharma non, non è compiuto in modo adeguato. Perché? Proprio per questa ragione. Perché non viene fatta l'attività per soddisfare il Signore, ma per il risultato personale. Quindi chiede a Ramanandarai di approfondire l'argomento. E quindi Ramanandarai risponde con questo verso tratto dalla Bhagavad Gita. Cioè ci sono tante persone che raggiungono delle posizioni molto elevate, soddisfacenti, eh, professori, scienziati, artisti, ma raramente queste personalità offrono tutto questo in sacrificio al Signore. Capite? La canzone di Bhakti Minottakur, adesso ho capito il Signore e tutto ciò che mi appartiene, io lo offro a te, perché capisci? Che noi veniamo ignudi e ce ne andremo ignudi. Quindi queste caratteristiche, queste capacità, da dove vengono? Mi sono fatto da zero. Ma non, ti, non ci rendiamo conto che nemmeno le funzioni del nostro corpo noi, noi siamo in grado di controllare o… o cioè, noi mangiamo, tutto avviene per, 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 per potere ed energie che noi non conosciamo. Il sole, l'aria, l'acqua, tutto, da dove viene? È un prodotto dell'intelligenza dell'uomo, delle capacità dell'uomo? No. no. Allora il modo è offrire in sacrificio al Signore. Grazie Signore che mi offre tutto questo. Incomincia la consapevolezza che le mie capacità provengono da... Io le devo utilizzare con la mia personalità, con le mie capacità. E questo è proprio lo scambio d'amore con il Signore, che prima si basa principalmente sul fare, ma piano piano eh, si, di eh, si dirige sempre pi più verso l'essere, no? il sentimento, perché è semplicissimo da realizzare questo. Quando il, 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 il proprio sentimento, il proprio cuore è rivolto costantemente all'amato, automaticamente tutto ciò che fai, è rivolto all'amato. Mentre invece, se tu sei fisso sull'attività, devi selezionare tu poi cosa offrire e cosa non offrire. Allora il primo è il fare, il secondo è l'essere. Se uno è innamorato realmente, tutto ciò che farà sarà impregnato in questo amore, per questo amore Rabukae e Aje, Age Kaara. Eh? Di nuovo il Signore gli dice, Raya Kae, Svadarma, Tiaga e il Sara. Sisetane dice, anche questo è esterno. Ti prego, prosegui e parla ancora di questo argomento. Ramananda Rai aggiunse, abbandonare i doveri legati all'occupazione. Nell'ambito del Varnasrama è l'essenza della perfezione, come vi ho detto, qui si sta dirigendo all'essere, non essere fisso sul fare i doveri del Varnasrama perché, perché questi occuperanno tutta la tua attenzione, e allora sarai più, più fisso sulle regole non so, religiose, che sul fatto di soddisfare colui per cui le regole sono state fatte. Capite? Allora, se io voglio preparare una bella torta da offrire al mio amato, no? ma il mio assorbimento, la mia attenzione è solo sulla torta, sul risultato. Questo non è di prima classe. Io sarò attento solo, ma ti piace? Per raccogliere eh, la gratificazione del fatto di sentirsi dis, oh è proprio buona, è buonissima. Cioè il punto non è soddisfare l'altro, ma ricevere gratificazione dal fatto che hai fatto qualcosa di bello per soddisfare l'altro. Allora Ramananda ha detto, prima devi scoprire qual è il tuo svadharma, ma questo non è sufficiente, offri il risultato di queste tue attività, ma adesso dice, piano piano abbandonare questo, perché dopo puoi... Va avanti, no? come gli dice anche questo esterno? Di Seccetani ti prego, prosegui e parla ancora di questo argomento. Ramananda a aggiunse abbandonare i doveri legati all'occupazione nell'ambito del Varnasrama è l'essenza della perfezione. L'essenza, eh? per esempio, ci sono tante. Qual è l'essenza di, non so, di un bel giardino. Sono i fiori più belli, capite? C'è un'essenza di qualcosa che è già molto positivo e bello. Allora, una volta che tu hai acquisito queste capacità, non restarne. E completamente cioè attento solo a quello, ma vai all'essenza. Lo scopo di un bel giardino è, sono bei fiori. Senza dei bei fiori, il giardino è solo un lavoro inutile. Puoi fare belle aiuole, puoi fare qualcosa, ma l'essenza di un giardino sono i bei fiori. Qui infatti nella spiegazione dice un brahmana può lasciare la propria famiglia accettare il sannyasi. Anche altri, kshatri e vaishya, possono lasciare la famiglia e adottare la coscienza di Krishna. Tale rinuncia è detta karma tyaga. Dio, la persona suprema, è soddisfatta di tale rinuncia per andare all'essenza. Aghyai vagunandosham mayadishtan api svakan dharman samt yasarvam sa cha sattama. Ramananda Rai continuò: I doveri relativi all'occupazione sono descritti nelle scritture religiose. Se si analizzano, si possono pienamente comprendere le loro qualità, i loro difetti e abbandonarli completamente. Per fare cosa? Il fiore, offrire un servizio a Dio la persona suprema chi mette in pratica tale insegnamento è considerato un uomo di prima classe ci sono persone che fanno benissimo quello che fanno lo fanno benissimo meravigliosamente ma la loro attenzione primaria è quella di gioire godere di questo fatto di fare le cose molto bene. Ma qual è lo scopo di fare le cose molto bene? Il servizio, soddisfare l'amato, il servizio d'amore e devozione. Allora, abbiamo individuato la nostra natura, compiamo bene questo che ci porta a un risultato, offriamo tutti il risultato a Dio. Ma non restiamo attaccati all'azione, anche se questa azione è per soddisfare Dio. Capite? Perché questo ci distraerebbe dal, dallo scopo principale, che è proprio l'incontro d'amore con il Signore. Noi penseremmo che questo incontro avviene. Per le nostre atti, ah, per... ti ho preparato una bella torta, te la porto. No? Ma cosa possiamo portare di principale al Signore? Noi stessi. Se noi portiamo la torta e non noi stessi, abbiamo portato poco. C'è già amore, c'è già affetto. Ma questo è un passo superiore, capite? Sarva dharma paritya jya mame kam saranam già, antoine sarva papebio moksha isya Questo è il verso famosissimo della Bhagavad Gita che ci spiega proprio questo: se dopo aver abbandonato ogni forma di religione, di doveri relativi alle occupazioni, verrai a me, a Dio la persona suprema, e in me prenderai rifugio, io ti proteggerò da tutte le reazioni colpevoli. Non ti preoccupare. Io voglio te, non voglio il, il frutto delle tue attività. Io voglio te. Quindi abbandona tutto e vieni a me. Ma vediamo che Cetania vuole andare ancora più in profondo. Prabukai Eko, baia Age, Kaha, Ara. Questo non basta, vai ancora. Raya, kae. Misrabakti Misrabhakti Sara, Dopo aver ascoltato queste parole di Ramananda Rai, ma disse: Prosegui e di qualcosa di più. Ramananda allora aggiunse: Il servizio devozionale misto alla conoscenza empirica è l'essenza della perfezione, cioè perfezionare ancora di più. Cioè, questo servizio di devozione, questo sentimento, ma misto, cioè amalgamato con la conoscenza di come far bene le cose, proprio bene, 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 è, è ancora più elevato. Infatti, qui un altro famosissimo verso che è vicino proprio all'altro: Brahma Bhuta Prasannatman, associatina Kanksati. Sama, butesu, param. Ramananda Rai continuò secondo la Bhagavad Gita chi si situa a livello trascendentale realizza subito il Brahman supremo e diventa colmo di gioia non si sempre colmo di gioia e, e sempre si stabilizza nella, nella ancora non è la felicità ananda completa, ma è un livello elevatissimo. Infatti qui non la chiama, non la chiama felicità ma gioia. Eh? Non si lamenta mai e non aspira più a nulla. Si mostra equanime, benevolo verso tutti gli esseri viventi e in questa, raggi in questa condizione raggiunge il puro servizio devozionale offerto a Cristo. Quindi questa è una posizione... Eccezionale, ma sentiamo cosa dice Cetania. Prabukhai e baia age ka ara allora. Ramananda ra, raya ka diana ghiana sunya bhakti sadhyasara. Dopo aver ascoltato queste considerazioni, il Signore di nuovo le rifiutò, considerandole ancora esterne al vero servizio devozionale chiese nuovamente a Ramanandaray di continuare a parlare Ramanandaray rispose il puro servizio devozionale libero invece da ogni traccia di conoscenza speculativa e l'essenza della perfezione perché prima aveva detto la conoscenza empirica No? la conoscenza empirica è fatta da noi ma qui dice no libera da, cioè proprio ricevere il messaggio puro eh, qui senza libera da ogni traccia di conoscenza speculativa spiegazione sì, la Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, nel suo commento a dice che questo stadio, il servizio devozionale misto alla conoscenza speculativa, è ancora esterno e non rientra nella giurisdizione, non del servizio devozionale, ma del puro servizio devozionale. Capite? Qui siamo già in pieno del servizio di devozione ma non nel puro servizio di devozione. Qual è la differenza? È che nel puro servizio di devozione si entra nella relazione personale con il Signore. Invece nel servizio di devozione è che, che non, non è poco, è una cosa elevatissima. Noi siamo osservatori, noi osserviamo, noi abbiamo la consapevolezza ma non siamo entrati ancora. Quindi questo è praticato a Vaikunta. Eh? A Vaikunta c'è una distanza. Lui è il re, io sono il servitore. L'impiegato con il boss. Eh? E' C'è sempre una, una. qualcosa che tiene lontano dall'incontro delle due persone, nell'abbraccio d'amore. Ghiane prayasham udapassya namanta heva, sa mukaritam bavadia vartam, stan stutigatam tanu van manobir, Brayasso gite Questo è un famosissimo verso eh, di Brahma. Ramanandaroy continuò: Brahma disse: Mio Signore, quei devoti che hanno gettato via la concezione impersonale della verità assoluta, e hanno quindi cessato di discutere le verità filosofiche empiriche. Dovrebbero ascoltare i devoti realizzati che parlano del tuo nome. Della tua forma, dei tuoi divertimenti e qualità, e si dovrebbero seguire completamente i principi del servizio devozionale e astenersi dal sesso illecito, dal gioco d'azzardo, dall'uso di sostanze intossicanti e dall'uccisione di animali, arrendendosi completamente col corpo, le parole e la mente, essi possono vivere in qualsiasi altra. Asram, o condizioni sociali, in realtà tu sei conquistato da tali persone, benché tu non sia mai conquistato. Eh? Gita, gito, so, no, nonostante che tu non sei mai conquistato, ma tu resti conquistato. Vediamo che qui questo verso esprime quella che noi potremmo intendere come la perfezione più elevata. Ma anche qui c'è qualcosa e poi lo vedremo. Qui lo rileggiamo. Mio Signore, quei devoti che hanno gettato via completamente la concezione impersonale della verità assoluta e hanno quindi cessato di discutere le verità empiriche proprio come Cetania condusse Sarvaboma Bhattacharya a questo punto e ascoltano i devoti realizzati che parlano nel tuo nome nella tua forma i tuoi divertimenti e qualità essi dovrebbero seguire completamente i principi del servizio di devozione quindi qui c'è la via sia della vai di bhakti del seguire tutti i principi che anche di impegnarsi nell'ascolto e astenersi da tutte le, 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 le attività illecite, i quattro principi regolatori, arrendendosi completamente col corpo, le parole, la mente, e si possono vivere in qualunque, in qualunque posizione, chi va vipra, chi baniasi, che sia eh, Brahmachari griasta, Vanaprasta oppure Sagnasi, Bramana questo non importa, loro possono vivere in qualunque situazione. Tu sei conquistato da tale persona anche se non sei conquistato da nulla. Ma ancora Sicetania Mahaprabhu che cosa dice? Prabhokahe eho aia age ka ara ramananda raai prema bhakti sarva sadhia sara. A questo punto Ma Mahaprabhu affermò, questo è giustissimo ma puoi dire qualcosa di più su questo argomento. Ramananda Raya lo raggiunse. L'amore statico per Dio, la persona suprema, è l'essenza di tutte le perfezioni. Perché quando c'è amore statico, qualunque cosa fai, di qualunque tipo, qualunque pensiero hai, è tutto rivolto all'amato, perché l'amato ti permea in ogni più piccola cellula, più piccola parte. Eh, vediamo se accetta questa come la conclusione ultima. A questo proposito, Silabativinottakur afferma nel suo Amrita Prabha Abassia che dopo aver ascoltato Ramanandaray, Sicceitania disse Eko Aya Age Ka Ara Ciò significa che questo è il procedimento riconosciuto nel servizio devozionale. Eppure vi è qualcosa di più. Per questa ragione Sicetania gli chiese di spiegare ulteriormente che cosa ci fosse al di là di questo. Il semplice compimento dei doveri di tutti i Varnayasram non equivale all'offerta dei risultati delle proprie attività al Signore. Quando si lasciano le attività interessate ci si abbandona completamente al Signore e si raggiunge Svadar Matiaga. E a questo punto si abbandona la propria posizione sociale e si abbraccia la rinuncia. Questo livello è certamente superiore, tuttavia superiore all'ordine di rinuncia e l'esecuzione della conoscenza. Questa eh, sta facendo un sommario di tutti i passaggi. Eppure queste attività sono esterne all'attività del mondo spirituale. In esse non c'è impronta di puro servizio devozionale, cioè di scambio disinteressato completamente per la felicità dell'altro. Il puro servizio devozionale non può essere raggiunto mediante la filosofia empirica. Non si può raggiungere la perfezione soltanto con una buona compagnia. Non si può raggiungere la perfezione soltanto con una buona compagnia. Tu devi diventare, non perché sei vicino al perfetto sei perfetto. E molte volte noi cadiamo in questa idea. Eh. Io sono vicino al perfetto, mi benedici, ma io devo diventare perfetto. Non in questa attività del mondo materiale, ma nello scambio d'amore. Il servizio devozionale ottenuto con la realizzazione del sé è un argomento diverso. Esso non ha tracce di attività interessata. Perché si offrono i risultati dell'attività al Signore e si abbandonano i doveri prescritti. Questo è ancora più elevato. Ciò, vabbè, qui va avanti spiegandoci ciò che abbiamo spiegato fino adesso. Per raggiungere questo livello così elevato, nano pacara kritya. Pujanam Artabando, Prem, Premnaiva Bakta Ridayam suka, Vidruta siat. Syat, Yavad ksut Asti Jatare Jarata Pipasa Tvat Sukhia Bavatomananu Baksie Peye. Ramananda Rai continuò, Per tutto il tempo che la fame e la sete sono presenti, il fatto di mangiare e di bere, ci fanno sentire molto felici. Quando il Signore è adorato con puro amore, la felicità trascendentale è risvegliata nel cuore del devoto. Cioè automaticamente, quando mangi, eh, senti la fame placare. E quindi, quando il tuo amore è rivolto unicamente al Signore, hai già ottenuto tutto. Questo sta dicendo. Krishna bhakti rasa bhavitta matir, kriyatam yadi kuto pi labbiate, tatra loliam api mugliam e calam janmakoti sukritair na labbiate. Il puro servizio devozionale nella coscienza di Krishna non può essere ottenuto nemmeno con le attività pie in centinaia e migliaia e infinite vite può essere ottenuto soltanto a un prezzo. Vediamo qual è questo prezzo che dobbiamo pagare tutti per ottenere questo puro. Vi ho detto, non confondiamo il servizio devozionale con il puro servizio devozionale. È come avere, comprare una bella pianta di rose. No? Noi abbiamo la pianta di rose, ma ancora non ci sono i fiori della rosa. Quindi il servizio devozionale è già un livello elevatissimo, ma il puro servizio devozionale è qualcosa di diverso. Può essere ottenuto solo a un prezzo questo puro servizio devozionale, cioè l'intensa bramosia di ottenerlo. Non dipende da nessuno, cioè tutto può essere favorevole a questo. Il maestro spirituale, è la, il giardiniere, è la cosa più importante. Ma se non c'è il nostro desiderio intenso, non può essere forzato con una benedizione. Perché? Perché la relazione d'amore è personale. Può essere ottenuto soltanto a un prezzo: l'intensa bramosia di ottenerla. Allora, dentro il nostro cuore adesso possiamo fare un'analisi molto veloce. Quant'è la bramosia? Cosa significa bramosia? Per esempio, se oggi devo fare qualcosa, mi deve succedere un'attività molto... Io non vedo l'ora, eh? questo, 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 non so, questa sensazione dentro di quando è che verrà, quando è che viene il momento, no? Questa bramosia, bramare. Eh? Questa dovrebbe essere, questa non dovrebbe, è costante nel puro devoto. Questa è la differenza tra il compiere per, in modo per, perfettamente le attività. Questo è il servizio devozionale. Ma il puro servizio devozionale va al di là di questo. Oltre a farlo bene, c'è sempre questo desiderio di farlo meglio, 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 meglio di offrire tutto è instancabile questo questo rende l'amore dinamico l'amore completamente espanso anche se l'amato ti caccia via tu però ancora lavori perché sai che c'è che, che, che potrai riottenere questo se tu resti fermo, in realtà nel, pur, nel servizio devozionale c'è già la fermezza. Eh? Infatti è detto che l'amore, l'amore vero, è quello, è, quella, è quel sentimento che anche quando ci sarebbero tutte le ragioni per lasciar perdere, tu continui. Quello è il puro servizio devozionale. Eh? È l'ultimo sissasteca di Sice L'intensa bramosia di ottenerla, se è reperibile in qualche luogo, deve essere acquistato senza indugio. Questa è la libertà, significa che questo, questa bramosia è libera, è personalmente libera. Tu sei pronto a tutto pur di ottenerla, devi dimostrare questa, eh? non mi importa di nulla. Sarva d'arma, lasci tutto. Le gopi, c'erano delle gopi che stavano allattando il proprio bambino alla presenza dei loro, dei loro familiari, del marito. Sentivano il flauto di Krishna. La loro bramosia era tale che appoggiavano il bambino e senza salutare nessuno se ne andavano. Andavano verso la foresta, se erano trattenute lì, loro lasciavano il corpo grossolano e con il corpo, il, il corpo trascendentale andavano alla danza rasa. Quella è la bramosia, capite? È una differenza tra de servizio devozionale e puro servizio devozionale. Ai ai ai. Qui, qui per noi sembra proprio. Ma cosa dice? Prabukhai e kohaya aje Raya kai dasya prema sarva Sara. Ascoltando ciò che si riferiva all'amore spontaneo, il Signore disse: Questo è giusto, ma se tu sai qualcosa. Se tu ne sai di più, per favore, dimmelo, parlane, cosa ci può essere di più di questo? Cosa ci può essere? Questa bramosia che ti, ti spinge a rompere qualunque regola, qualunque principio per andare dall'amato, che cosa ci può essere di più? Allora Ramananda Rai rispondendo. Disse il servizio d'amore spontaneo reso in un sentimento di servitù tra padrone e servitore è la più alta perfezione. E qui c'è un verso che dice: Yannama sruti matrena puman bhavati nirmala tasya tirta pada kim va darsane avassiate un uomo si purifica semplicemente ascoltando il santo nome di Dio, la persona suprema, i cui piedi di loto creano i santi luoghi di pellegrinaggio. Perciò che cos'altro do dovranno raggiungere coloro che sono diventati i suoi servitori? Vabbè, io vi ho anticipato il, il più alto no? di questi, ma qui partiamo con il servizio. Cioè per soddisfare i piedi di loto, cioè la, la, il, il, il Signore, è qui il, il servitore è disposto a qualunque cosa. Servendo te, scusate, leggiamo anche il sanscrito. Bavantam evanucaram nirantara, prasanta nisena mano, Ra te nantara kadam aikantika -ai nitya kinkara pra sad sadnatagivitam. Servendo te costantemente ci si libera dai desideri materiali e si ottiene la completa serenità. Quando mi impegnerò il tuo eterno servizio, sarò sempre colmo di gioia al pensiero di aver tale servizio perfetto maestro, questa è un'affermazione del grande santo e devoto Yamuna Charya e tratta dal suo Stotra Ratna. Prabhukai, eho, aya, Kichwa jehara, rakai, Sakya prema, sarva siddhasara. Adesso arrivati al puro servizio devozionale, Qui siamo già al puro servizio devozionale, non siamo più al servizio devozionale per modo di dire normale. Siamo già al puro servizio, sono già anime che hanno questa bramosia. Allora il primo è il servitore. Il secondo è, avendo ascoltato ciò da Ramanandaraya, il Signore di nuovo gli chiese di parlare di un ulteriore passo. Allora, Ramananda Roy affermò: il servizio d'amore reso a Cristo in un sentimento di fraternità è la più alta perfezione, siamo entrati nel regno del puro servizio devozionale, che è completamente disinteressate solo per la soddisfazione del Signore, liberi da ogni concezione esterna, non si è limitati. C'è una bramosia. Cioè la vita stessa è la bramosia di soddisfare il Signore. Quindi il primo è il servitore, il secondo è l'amico. Sono già le nove, io volevo finire, ma penso che oggi, è perché ce ne sono ancora un po', ci fermiamo qui. Siamo all'inizio, allora è importante capire tutti questi passaggi. La prima, la base e identificare il nostro svadharma perché se noi non ci identifichiamo e questo svadharma è nel principio è è, no? è il principio di base e quindi si raggiunge il servizio di devozione stabile poi c'è l'ulteriore passaggio quando si passa dal servizio di devozione al puro servizio di devozione cioè, il servizio di devozione è fare perfettamente tutte le attività per la soddisfazione del Signore. Ma il puro servizio di devozione è quando è, subentra questa bramosia e non si è soddisfatti di questo. No? Ma è una bramosia costante che non ti dà pace, per così dire. E quindi si entra in questo. In questo ambito meraviglioso, e abbiamo visto i primi due che sono quelli del servizio e quello della relazione amichevole. Ma se c'è Tania, spinge Ramananda ad approfondire ancora di più, e domani lo vedremo eh, insieme. Il bambino incomincia facendo le aste ascoltando i primi rudimenti che gli, 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 gli offrono le basi per lo sviluppo della personalità. Capite? Lo sviluppo della personalità deve poggiare, ma non perché queste sono le fondamenta, sono la cosa più importante. Perché noi non viviamo nelle fondamenta, noi viviamo nell'abitazione, ma questa abitazione... Poggia su fondamenta solide. Bene, grazie infinite per la vostra preziosa associazione. Domani continueremo questi discorsi meravigliosi per Sriramanandaray e Sri Mahaprabhu: che arriveranno a definire la più elevata fra le, 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 le offerte d'amore al Signore Supremo, a Sissirada Cristo. Buona giornata a tutti, radio radio.